Ta, racconto io una storia, papà Cazzoro. Salve a tutti signore e signori, io sono Cimitero e ben ritrovati sul mio canale. Come avete sentito dall'intro di questo video, sapete benissimo perché siamo qua. Oggi siamo tornati su Ark Survival Evolved. Siamo sul vulcano e abbiamo appena sbragato un super castoro. Andiamo a vedere cosa succede. Ok. L'abbiamo piazzato qui, proprio nel Vulcanos, una femminuccia livello 104, guardate che spettacolo, bianco e marrone. Questo è dal pelo pregiato proprio, sarebbe da scuoiare, però ce lo tamiamo. Vedete che caruccia. Oggi che succede però? Che proviamo un nuovo metodo per tamare. Lo proviamo, visto che abbiamo trovato il Taser Ascended. Lo testiamo subito. Per vedere la reazione però, sennò ci vorrebbero sugli 8 dardini tranquillanti con fucile del genere. Per vedere soltanto come si comporta, visto che è la prima volta che lo tamo, gli provo a tirare anche un dardo narcotico o due, tanto non gli succede niente. Ok ragazzuoli, andiamolo a tirare giù. Mi dispiace quasi sparargli perché è veramente stupendo questo coso. Cazzo, vediamo se... Oh, sei incazzato e muore menà, grande! Oh cazzo! Buoni. Adesso testiamo un super metodo. Uno. Vediamo con l'ascendente come si comporta. E due. Non è andato a terra questo stronzo. Perché ce ne vogliono, penso, tre o quattro. Anche se pensavo che con l'ascendente sarebbe andato giù. Quindi tre dardi narcotici. Come vedete è infiota una mignotta. Li mortacci sua. Gli tiriamo il quarto dardo narcotico in bocca. E adesso dovrebbe andare con il culo per terra. È scappato, adesso dovrebbe andare giù. Eccolo qui, infatti è andato a terra, ragazzuoli. 104, andiamo a vedere subito le stat. Guardate quanto cazzo è bello. Allora, salute 2003, stamina 4,30, danno 155. Questo è un pet che ogni 10 minuti al 104 gli vanno dati i narcotici, perché sennò gli scende tutto il torpore. Ce ne servono un 5-600, noi gliene diamo 700, così non ci sbagliamo. Le kibble, come al solito, aspettiamo a metterle, metteremo alla fine tutte insieme. Adesso non ci resta che attendere una cazzo di ora e 50 qui a dare narcotici, ragazzuoli. Nel mentre gli diamo i primi narcotici... Eccola qui, ci è venuto a dare manforte Roxanne mentre ci vediamo... Qualsiasi notizia immaginabile su questo gran castoro, così vediamo bene di che si tratta e cosa veramente può arrivare a fare e come può cambiarci il gioco. Un saluto anche da Roxanne, ragazzuoli, che adesso si controllerà un po' il castoro. Mi vado a spulciare un po' di notizie nel mentre tocca aspettare un'ora e 50. Quindi ci vediamo tra un'ora e 40 e vi spiegherò tutto su questo. Signori, siamo tornati. Mentre aspettavamo, ci è venuto a fare compagnia il signor NK, niente po' di meno, culo d'oro come il suo super personaggetto Savius. Mancano precisamente due cazzo di minuti. Aspettiamo ancora due cazzo di minuti. Poi stiamo decidendo intanto il nome. Secondo papà Cassoro si chiamavano Pipì, Pagnotta e Pesciamel. Quindi questo si chiamerà, è una sorpresa, lo saprete soltanto alla fine. Numerà Petalosa. Petalosa.
Direi che ci siamo quasi, possiamo uscire. Io do una nota ai tuoi piccoli ascoltatori, cari ascoltatori del video, vi consiglio di non rompere le dighe che troverete in giro, se le troverete, ma di accedere con il tasto E, perché si trovano dalle 2000 alle 4000 pasta cemento. Che so tante, per chi gioca Ark, so tante. Qui c'è da fare. Infatti noi adesso faremo delle dighe su questo cazzo di server, il primo che ci si avvicina gli taglieremo la gola. Esatto. Io direi che ci siamo, Nos. La sella è già pronta, in... Vado! No. Gli ficco un culo ai Kibbal! No, devo arrivare a 19. Ah, oh, Gesù. Non so che c'è voglia, ma... Appena si alza, ragazzi, vi diciamo immediatamente l'estate di questo super castorcin. Vieni qui. Mamma castora. Guarda che culo. Mamma castora. Vado! Vai. Vediamo come se le sbrana. È arrivato lo smomento. Eccolo qua. Bello. Ma non lo vedi che bello tutto. Ragazzi, abbiamo finito. Siamo quasi arrivati a 5, più 51 cazzo di livelli. 98% di effettivi. Nel Sersaio se non ha capito un cazzo. Oh yes. Eccolo qua. La sella, ragazzi. Lo vediamo. Insellato. Attenzione. Oh cazzo. Ci siamo o no? È lui o non è lui? Ok, adesso è arrivato il momento di dargli il supernome. Savius, ricordaci i nomi di quei tre stronzetti di papà Castoro. Allora, i nomi di quei tre stronzetti di cazzo erano Kalin, Grignot e Benjamin. Ok, praticamente Kalin, Mignot e Benjamin. Tra Kalin, Mignotta e Benjamin non gli damo besciamella. Vogliamo besciamella. Besciamella. Meglio dei Cali e dei Mignotta, sai com'è? Cali, Mignotta e besciamella. Allora, era così la canzone. Alzato al 154, ragazzi, con una bella basina di danno e di peso, porco il clero, quello che ci serve a noi. Adesso vi facciamo vedere la cosa più figa. Mamma mia, pure al buio gli diamo. La cosa più figa, soprattutto, che è molto gestibile, perché si può grabbare. Adesso ce ne andiamo a casa con besciamella. Vi facciamo vedere cosa cazzo combina in confronto al mammut o all'accetta. Adesso faremo vedere una delle tante utilità del super castoro. Chiamasi besciamella. Guardate besciamella cosa cazzo può fare, ragazzi. Adesso ve le faremo vedere tutte in serie, cominciando da questa. Una, secondo me, delle mie, delle più importanti. Allora, va sott'acqua besciamella. Se può mangiare li pesci, ci si possono fare le perle. Oh, che bella cosa. Savius, gravissima la situazione. Mi è partito besciamella. Non scendete mai dall'acqua da besciamella, perché sennò prende schizza in alto. Sì, quindi l'utilità delle perle praticamente è nulla. Chiamiamoci besciamella e portiamolo via dall'acqua. Tra l'altro anche livellato. Gli mettiamo un bel po' di danno. Porca troia, da 3... Da 4,38 a 4,55. De danno. Non aveva 4,38 nel peso qui. Oh Gesù mio. A posto. Gli abbiamo aumentato il peso a besciamella. Perché gli hai messo il poddi? Dai, mi sta più per culo. Non sto dit davvero. Perché sei così scarso? Che problemi mentali c'è? Besciamella ha appena perso un cazzo di livello. Tanto un po' di peso non gli fa male, vuol dire che porterà 400 legni in più, non gli date retta, sai? È un'altra cosa che si può fare a livelli eccelsi, anzi forse la cosa principale, è proprio questa qui. Fare sia grabbati con il Quetzal o con un'aquila, però consiglio un Quetzal a tutto peso, in modo che capite da soli quanta cazzo di legna potete portare, visto che il castoro, la legna, 100 legna, anziché pesare 50, dentro al castoro pesano 10, quindi dentro un Quetzal con tanto peso immaginate cosa succede. Oppure addirittura da soli la potete fare la legna, che se ne fa veramente un fottio, ragazzi.
Oppure addirittura lo potete mettere in Wandering. Infatti noi faremo delle cazzo di dighe, porco il clero infame. Come dicevamo prima, se uno prende materiale dalla diga da un castoro lasciato in Wandering ed amato, prende 4.000, fino a 4.000 partecipenti. Però ragazzi, la cosa più importante del castoro è questa qui, che adesso vi vado a far vedere immediatamente. Guardate un po'. Aprendo il castoro potete notare che ha scritto armi, munizioni, strutture e mano. Che vuol dire? Che questo è uno smithy portatile, ragazzi. Succede questo, questo in guerra è fantastico, perché io non devo più tornare a casa per fare proiettili se succede qualcosa. Porto del materiale dentro a un'aquila o quant'altro, me lo metto nel... mi porto il castoro in qualsiasi parte della mappa e molto più facilmente ho un'utilità estrema. Per esempio, per tutte le guerre che abbiamo combattuto, se avevamo questo castoro ho risparmiato un bel po' di tempo, perché è veramente comodo, ragazzi. Immaginate che state in guerra e vi craftate armi di tutti i tipi, perché qualsiasi cosa che si fa nello smithy, riparare flak pure fare esplosivo, un'altra cosa molto importante. Comunque ragazzuoli, possiamo tornare a casuccia. Morale della favola, ci sono voluti 500 narcotici per tenerlo a terra, 31 kibble di gallinimus e o 8 dardi narcotici per tirarlo giù, oppure gli tirate 4 taser easy. Però per l'utilità che ha questo pet, veramente siamo ad alti livelli. Cambia veramente il gioco. Va bene signori, io penso proprio di averla finita qui. Besciamella vi risaluta. Come sempre ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, ma soprattutto condividetelo come un cazzo di virus. Soprattutto per tutti quelli che non sono iscritti, iscrivetevi al canale. Per fare questo dovete essere sempre un po' malati di mente. Beh ragazzi, bando alle ciance, ci vediamo al prossimo video. Bella regà, come sempre spacchiamo todos. Come sai, questo si è comportato male. Ma che cazzo? Gli facciamo un bel regalo adesso. Adesso il Savius non può fare praticamente più un cazzo, signori miei. Vedete che bel faccino che c'ha. Obiettivamente Savius così è veramente un bel ragazzo. Ecco. Ecco ragazzi, questo è quello che succede a chi non sa dire i nomi di, dei tre figli di papà Cassoro, tutti in fila. Praticamente con le manette non si può fare un cazzo, giusto per con la nuova patch, oltre che al Cassoro, le manette, l'unica cosa che posso fare io te le metto e rimuoverle, e tu non puoi fare veramente un cazzo.